Ciao Fabio. Buonasera a tutti. Siamo con Fabio Tomaino, capitano e bandiera del glorioso Cantù San Paolo, che ritorna nella società nella veste di direttore sportivo. Contento di questo ritorno? Ma cioè, contento è poco, diciamo che è una cosa che ci ho sempre sperato, fino a quando ancora giocavo ancora, che ho giocato fortunatamente fino all'anno scorso, e niente, l'ho un gradito ritorno, soprattutto una grossa speranza, una grossa voglia di dare entusiasmo che magari in questi ultimi anni è venuto un po' a mancare. Stai cercando di formare una squadra con una buona rosa. Si parla tanto di un ritorno dei tuoi ex compagni, Pappalardo, Corti. C'è qualcosa di vero oppure sono finzioni dei giornalisti? No, no, sono tutti ufficialmente giocatori del Cantù, nel senso che devono firmare, però abbiamo già concluso con loro e c'è qualche altro colpo di mercato che abbiamo fatto nelle ultime ore, che sono un altro cavallo di ritorno, che è Mirecu, che era con noi anche negli anni della Serie D, e abbiamo preso Davide Corti, che l'anno scorso era l'Entatese, difensore centrale, un altro cavallo di ritorno, Luca Mauri, che era qua gli anni precedenti, gli anni dopo che ero stato qua io della promozione dell'eccellenza, e poi c'è ancora qualche altro giovane che stiamo assestando i colpi. E dei ragazzi che hanno disputato la scorsa stagione in prima categoria qui al Cantù, cosa dici? La più piacevole sorpresa, devo essere sincero, da direttore sportivo, guardando un po' quando giocavo, di rubare qualcosa dai miei direttori di quegli anni lì, veniva sempre difficile trovare dei giovani, e invece qua per me è stato il contrario, perché i giovani qua sono molto validi, dico molto nel senso che secondo me se fossimo in altre categorie giocherebbero lo stesso. Quella fortuna lì che abbiamo veramente 10-12 giocatori veramente secondo me di categorie superiori. C'è anche un nuovo mister, Gianluca Colino, cosa ne pensi? Ma l'ho voluto fortemente, come lui comunque ha voluto fortemente che ci fossi io qua a Cantù, lo conosco abbastanza bene, è uno che lavora molto, un ragazzo che ha molta ambizione, come ce l'ho io, e sicuramente è una persona che conosce molto bene la categoria, per me è importante perché io non la conosco, e diciamo che è un allenatore molto molto preparato. Del nuovo direttore generale Alessandro Tagliente? Ma una persona, è stato un po' l'ago della bilancia, nel senso che lui era il presidente del Cadorago e ha permesso che questa fusione sia avvenuta senza che il Cantù abbia tirato fuori un euro. Penso che sia stato da parte sua, beh, un gesto che comunque io fortunatamente, conoscendo sia lui e il mister Colino che erano insieme a Cadorago, abbiamo avuto la fortuna di creare questa sinergia per poter creare questa nuova società che secondo me ci permette di avere ambizione, e Alessandro Tagliente è una persona molto ambiziosa, oltre che un conoscitore molto ma molto approfondito di calcio. Della prima squadra ci hai detto tutto, è della Juniores? Della Juniores ho fatto un colpo da 90, nel senso che ho preso un allenatore che è William Pili, che ha un passato mica da ridere come allenatore, nel senso che ha allenato a Seregno, Caronno, ha davvero un'esperienza a livello di settore giovanile non indifferente, ha vinto dei campionati, sarà il nuovo allenatore della Juniores, che l'ambizione della Juniores, ancora più della prima squadra o come la prima squadra, è quella di ritornare nella fascia A. E penso proprio che abbiamo allestito, e sicuramente avendo la fortuna di avere dei 99-98 già in casa di ottima fattura, di fare un campionato di vertice sicuramente. Quali obiettivi si prefigge la tua nuova squadra, diciamo, per la prossima stagione? Ma è normale che si vuole fare bene, diciamo che vincere non è mai facile. Vogliamo sicuramente provare l'obiettivo, il progetto è 2 anni andare in promozione. Se accorciamo i tempi tutto di guadagnato. Prima abbiamo visto il video della promozione del Cantù in Serie D, sicuramente molti ricordi. Diciamo che ricordi stupendi, diciamo che sono stati anni incredibili. Io sono di Cantù, sono tornato a Cantù, ho promesso che saremmo ritornati in Serie D, lo abbiamo fatto da protagonisti, diciamo che sono bellissimi ricordi. Pensi che il Cantù potrà tornare su questi livelli?
e secondo me deve tornare in quei livelli, a quei livelli lì. Cioè, questo mio, dopo non è mai facile, non so quanto tempo ci vorrà, però il Cantù non può rimanere sicuramente in queste categorie o addirittura in seconda categoria come era andato quest'anno. Dico sinceramente, secondo me l'obiettivo minimo è tornare almeno in eccellenza nel giro di 3 o 4 anni. Questo è l'obiettivo che mi sono prefissato e che la società mi dà la possibilità, avendo carta bianca, di poter fare il mio lavoro. Vuoi aggiungere qualcosa, direi, tifosi cantorini, qualcosa? Ma la cosa che mi preme è che stiamo provando a fare un'iniziativa per cercare comunque, visto che negli ultimi anni purtroppo con la decadenza a livello di risultati e questa debacle completa abbiamo perso un po' di appeal. Io vorrei vivamente che faremo una grossa proposta, anche economicamente parlando, nel senso che andremo incontro noi a quello che riguarda il pubblico, per riportare della gente a Cantù. Sicuramente questa è una cosa che mi preme davvero parecchio. E come sempre, forza Cantù, per forza.